Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione di TG News 24 sul 297 del digitale terrestre, ma anche live sulla nostra pagina Facebook, sul canale YouTube, in streaming su canale2.com. Iniziamo subito parlandovi di Covid-19 con la situazione che vede un aumento dei casi, ma una sensibile riduzione anche dei ricoveri. Sono 4.017 nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 27.546 tamponi processati. Il giorno precedente, ricordiamo, i numeri erano 3.607. Il tasso di positività sale al 14,5, mentre il giorno precedente era al 13%. L'isola in questo momento è al primo posto per contagi in Italia. Gli attuali positivi sono 221.771, con un incremento di 328 casi. I guariti sono 4.509, mentre sono ancora tante le vittime, si muore ancora di Covid, sono 15 i deceduti negli ultimi due giorni e portano il totale dei decessi a 9.617. Sul fronte ospedaliero sono 949 ricoverati, con 27 ricoveri in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 63, due casi in meno rispetto a ieri. Insomma, aumentano i casi, ma si svuotano le terapie, si svuotano i corridoi degli ospedali. Per quanto riguarda i nuovi contagi, in provincia di Trapani sono 412. Occupiamoci adesso di cronaca. Continua il lavoro incessante dei NAS per il rispetto delle misure anti-Covid. Spostiamoci a Palermo. I militari del NAS di Palermo, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo, hanno effettuato questo fine settimana dei controlli a Palermo per verificare il rispetto sulle normative per il contrasto al virus Covid-19 e dell'obbligo del Super Green Pass per l'accesso alle discoteche, locali assimilati e luoghi di ristorazione. Nel corso del servizio sono stati ispezionati 4 locali di intrattenimento musicale, pub ed un ristorante, controllate 54 persone, contestate numerose violazioni per l'inosservanza delle misure di contenimento del rischio da Covid-19. Dunque, praticamente, a seguito delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti-Covid, è stata disposta la chiusura dei 4 locali pub, il cui valore complessivo ammonta a circa 250.000 euro. A Marsala una donna viene scippata. Andiamo a vedere l'approfondimento nel servizio. Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Marsala hanno denunciato per i reati di furto con strappo e lesioni aggravate un trentenne marsalese individuato quale presunto responsabile di un furto con strappo di una borsa avvenuta in via Angileri lo scorso 2 febbraio. Dopo la chiamata giunta presso la locale centrale operativa, una pattuglia della sezione radiomobile di Marsala si precipitava sul posto, assicurando per prima le cure del caso alla donna, che trasportata al pronto soccorso veniva prognosticata 12 giorni per policontusione con trauma cranico. Partendo dal mezzo con il quale il presunto responsabile si era dato alla fuga, iniziavano gli accertamenti degli uomini dell'arma che, tramite l'acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza della città, focalizzavano l'attenzione sul trentenne, già in possesso di svariati precedenti di polizia. L'uomo veniva trovato in possesso di parte della rifurtiva e per questo veniva denunciato all'autorità giudiziaria. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Andiamo a Trapani, dove c'è stata una importante operazione antidroga. I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto di personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Durante l'attività, un 48enne, residente a Erice, già gravato da precedenti, è stato deferito per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. I carabinieri, infatti, nel corso di una perquisizione personale veicolare, lo hanno sorpreso con un coltello
Castello a Serramanico, occultato in un borsello a tracolla. Nello stesso contesto, quattro persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Durante gli ulteriori controlli svolti alla circolazione stradale, i carabinieri hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 5.600 euro. Lotta al lavoro nero ad Alcamo e Castelvetrano. I carabinieri delle stazioni di Alcamo e di Castelvetrano hanno svolto nei giorni scorsi una serie di accertamenti con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani. In particolare ad Alcamo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 60 anni, socio amministratore di una ditta edile, per presunte violazioni delle norme in materia di antinfortunistica. In particolare durante l'ispezione presso un cantiere precedentemente segnalato dal 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo durante la propria attività ricognitiva, i carabinieri hanno riscontrato che le aperture in quota, così come le andatoie e le passerelle, sarebbero state sprovviste di parapetti e di altri sistemi atti ad evitare eventuali cadute. Nella stessa circostanza sono state elevate contravvenzioni pari a 5.000 euro. A Castelvetrano i carabinieri hanno deferito altrettante persone, legali rappresentanti di società edili che operano nel territorio, in quanto ritenuti presunti responsabili a vario titolo di gravi carenze nelle misure di sicurezza. Queste le omissioni rilevate dai carabinieri: non aver sottoposto i propri lavoratori alle prescritte visite mediche preventive, non aver ancorato il punteggio metallico alla struttura esistente, non aver informato e addestrato correttamente il personale dipendente circa i rischi connessi all'attività da svolgere e non aver dotato i punteggi metallici in uso per le lavorazioni in quota dei sistemi atti a limitare i rischi di caduta. Per tali violazioni sono state contestate inoltre contravvenzioni per complessivi 9.600 euro circa. Nella circostanza, a due società di Castelvetrano è stata contestata anche la cosiddetta maxi sanzione lavoro nero per complessivi 13.400 euro e con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto ciascuna aveva occupato un lavoratore in nero. Di questi, tra l'altro, uno percepiva il reddito di cittadinanza. Andiamo adesso a Mazara, dove c'è stata un'interrogazione. Ci si chiede quando riaprirà il ponte sul fiume Arena. Il servizio. A Mazara a tenere banco è ancora la questione della chiusura del ponte sul fiume Arena, dopo i chiarimenti che sono stati forniti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani ad opera del suo commissario Raimondo Cerami la settimana scorsa. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, nonostante alle prese con il Covid-19 in isolamento, è riuscito tramite una video call, una videoconferenza, a essere presente a una riunione del comitato dei rappresentanti di quartiere Bocca Arena. Dice il sindaco sul suo sito Facebook: è appena terminata la video call, durante la quale abbiamo commentato gli aggiornamenti forniti di recente dal Libero Consorzio in merito allo stato dei lavori del ponte. Nella nota che mi è stata inviata, dice il sindaco Salvatore Quinci, viene comunicata l'approvazione il 25 febbraio scorso di una variante al progetto originario di ristrutturazione in grado di velocizzare i lavori e consentire entro l'estate il passaggio sul ponte, il tutto immediatamente dopo aver terminato la lavorazione della parte superiore. Adesso l'inizio dei lavori non può più aspettare, dice il sindaco. Per quanto riguarda le competenze del comune, invece, è stato concordata l'istituzione di un servizio di minibus per ridurre il disagio dei tanti che devono spostarsi in città. Il servizio partirà entro il mese di marzo e durerà fino alla riapertura del passaggio. Siamo stati coesi e in piena sintonia al fine di continuare insieme il nostro impegno pressante sul Libero Consorzio, dice il sindaco Salvatore Quinci. Adesso che abbiamo ottenuto la variante non c'è più tempo da perdere. Doveroso il ringraziamento a Dino Burgio, Antonino Marino e all'ingegnere Calcedonio Iemmola del comitato del quartiere Boccarena, che se da un lato hanno certamente fatto sentire la propria voce, dall'altro hanno dimostrato un grande senso di responsabilità nell'accompagnare le istituzioni
in questo percorso per noi molto complicato. Quindi da un momento all'altro si aspetta l'inizio dei lavori, dopo che in altra sede la ditta che si è aggiudicata appunto gli stessi lavori ha proceduto a lavorare le parti metalliche da installare nei pendini del ponte. Quindi entro l'estate, secondo il libero consorzio comunale di Trapani, il ponte sul fiume Bocca Arena dovrebbe essere aperto. Inaugurato il polo sociale integrato Trapani a Marsala. Il contributo filmato. Inaugurato il polo sociale integrato Trapani a Marsala per gli immigrati residenti in provincia di Trapani. Visita ufficiale dell'amministrazione comunale di Marsala al polo sociale integrato della provincia di Trapani nei locali messi a disposizione dall'ente comune in piazzale Ugo Foscolo, nei pressi del cimitero, nella stessa città di Marsala. La struttura polivalente nasce per assicurare processi di integrazione per i migranti, nonché di partecipazione degli stessi ad attività della vita sociale della comunità in cui risiedono, ha dichiarato l'assessore servizi sociali Valentina Piraino. Il centro eroga servizi legali, di assistenza, di formazione, di mediazione culturale e sociale, con l'obiettivo di superare le difficoltà quotidiane con cui si incontrano e confrontano come lavoratori e come soggetti attivi della comunità in cui vivono. Mi illumino di meno, la 18ª edizione è fissata per l'11 marzo. Prego la regia. Inaugurato il polo sociale integrato Trapani a Marsala per gli immigrati residenti in provincia di Trapani. Visita ufficiale dell'amministrazione comunale di Marsala al polo sociale integrato della provincia di Trapani nei locali messi a disposizione dall'ente comune in piazzale Ugo Foscolo, nei pressi del cimitero, nella stessa città di Marsala. La struttura polivalente nasce per assicurare processi di integrazione per i migranti, nonché di partecipazione degli stessi ad attività della vita sociale della comunità in cui risiedono, ha dichiarato l'assessore servizi sociali Valentina Piraino. Il centro eroga servizi legali, di assistenza, di formazione, di mediazione culturale e sociale, con l'obiettivo di superare le difficoltà quotidiane con cui si incontrano e confrontano come lavoratori e come soggetti attivi della comunità in cui vivono. Adesso spazio agli spot pubblicitari. Non lasciateci perché subito dopo c'è la corposa pagina sportiva del lunedì. Marzo pazzo da Bianco Market. Accappatoio spugna Liabel 9,99€. Trapuntino stampato singolo 3,99€. Trapuntino matrimoniale con pizzo 7,99€. Tovaglia No Stiro Maiolica 3,99€. Set 3 più 3 asciugamano più ospite 4,99€. Coppia spugna Liabel 1 più 1 3,99€. Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Arreda da Raider Edamenti. Cucine componibili con finiture e materiali di pregio a prezzi imbattibili. Munite di cassetti, cessoni e ante con chiusura ammortizzata, elementi a giorno funzionali e di design. Vieni in showroom e troverai l'arredo che fa per te. Raider Edamenti, qualità al giusto prezzo. Siamo in via Roma 122 a Buceto Palizzolo. Seguici sui social e visita online raideredamenti.it. Per un evento o una cerimonia di gran classe, scegli la tradizione e l'esperienza di Baglio Borgesati Ricevimenti. Da sempre Baglio Borgesati Ricevimenti ospita i tuoi momenti da ricordare. Baglio Borgesati Ricevimenti, ampliato con un meraviglioso giardino per darti il massimo dell'eleganza. Tradizioni e modernità si sposano in un ambiente unico e raffinato. E per la tua notte di nozze, una bellissima suite all'interno del nuovo albergo. Baglio Borgesati Ricevimenti, a Salemi, l'inizio della tua storia d'amore.
Marzo pazzo da Bianco Market. Pigiama in caldo cotone, 100 sbadigli uomo-donna, 9,99€. Scarpe Ioma uomo-donna, 19,99€. Tovaglia No Stiro, Sommaruga, 140x230, 4,99€. Calze tennis El Charro, confezione 3 paia, 2,99€. Centrotavola maioliche in cotone, 3,99€. Coppia Federe in cotone Irge, 3,99€. Salva divano, 2, 3, 4 posti, 9,99€. Salva poltrona, 7,99€. Strofinacci in spugna, disegno Missoni, confezione 3 pezzi, 2,99€. Bianco Market, a Marsala in via Mazzara 170 e a Mazzara del Vallo in via Giovanni Bessarione 87. Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Per una corretta visione, risintonizza il tuo televisore o il decoder. Canale 2 sul canale 297, canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. www.canale2tv.com. Canale 2, canale 297 e canale 3 sul canale 686 del digitale terrestre. Risintonizza automaticamente il tuo televisore o il decoder. Sarà tutto un altro vedere. Andiamo ad occuparci ora di sport. Vi parleremo nei nostri servizi di calcio, di futsal, ma anche di volley. Prego la regia. Campionato regionale di eccellenza, andiamo a leggere per quanto concerne il girone A quali sono stati i risultati che si sono determinati sui vari campi siciliani. Sabato si è giocato Parmoval-Cusso-Palermo, risultato di 3-2. Domenica alle ore 15 questi gli incontri giocati e i relativi risultati. Agragas-Castellammare 1-0, Canicattì-Profavara 1-0, Enna-Casteltermini 1-0, Nissa-Mazzara 1-0, Oratorio-San Cire-Giorgio-Dolce Onorio-Marsala 4-1, Mazzarese Don Carlo Misilmeri 3-0, Sciacca Monreale 5-0. Questa la classifica con la leadership del primo posto che ormai è assegnato al Canicattì con i suoi 57 punti. Al secondo posto Agragas con 46, Don Carlo Misilmeri 44, Profavara 41. Mazzarese Denna 40, Nissa 37, Parmonval 34, Sciacca, Oratorio San Ciro Giorgio 33, Castellammare 31, Mazzara 28, Casteltermini insieme al Monreale 12. La classifica viene chiusa dal Dolce Onorio Marsala 11 punti e Cus Palermo 8. Per quanto concerne questa giornata calcistica, dunque il Canicattì continua il dominio del campionato col suo primo posto, ormai nessuno glielo potrà più togliere, la seconda squadra che andrà in Serie D attraverso i playoff. Per quanto concerne le parti basse, nonostante il Dolce Onorio Marsala sia in una posizione veramente deludente del campionato e non potrebbe essere altrimenti con la sua organizzazione così fatiscente, nonostante 11 punti in classifica potrebbe arrivare ancora quart'ultimo e provare a salvarsi con i playout, perché ci sono altre squadre dissestate da un punto di vista societario che sono Casteltermini e Monreale, mentre chi arriverà penultima, anche se la posizione presso di penultimo posto è del Dolce Onorio Marsala, scenderà direttamente perché avrà più di 10 punti di distacco dalla quintultima, almeno per il momento. Quindi il Mazzara, nonostante la quintultima posizione, sarebbe salvo senza dover utilizzare i playout come scappatoia per restare nel campionato di eccellenza. Oh!
in porta, se Zummo ha dovuto fare gli straordinari per tirare fuori. Pallone sempre tagliato. Con un successo di 0-3 firmato dai gol di Perrella e dalla doppietta di Pizzo, il Marsala Futsal espugna il campo del CUS Palermo e continua a vele spiegate la sua corsa verso un posto in griglia playoff. Seconda vittoria consecutiva a reti inviolate ottenuta a denti stretti e con tanto orgoglio dai ragazzi di mister Anteri. Non è stata di certo una passeggiata e questo avvalora ancora di più la conquista dell'intera posta in palio. Dall'inizio del girone di ritorno, a parte la sconfitta sul campo della capolista Reattori, termini, anche lì sciorinando un gioco di alta intensità, il Marsala sembra tenere un ritmo incalzante fatto di 3 vittorie e un pareggio. Seconda trasferta consecutiva, intervallata dal rispetto del turno di riposo imposto della regular season per la Jesocon Fly Volley Marsala. Il roster lillibetano, capitanato da Chiara Scirè, affrontato nella 19ª giornata del campionato di B2 di volley femminile Girone P, l'Andes Comiso di coach Concetta Marchisciana. Le ragusane, forti del proprio fortino del Pala Davolos, erano decise a riprendere punti dopo essere state sconfitte nel turno precedente
precedente in trasferta dal capofila classifica del Caffè Trinca Palermo. Le libellule biancazzurre di coach Marco Ardonetto, dal canto loro, dopo aver lasciato la testa della classifica, hanno lavorato duro sia per raffinare il gioco in campo che in palestra per il recupero muscolare dopo l'isolamento del periodo Covid di 2 settimane fa. Il roster lillibetano, dopo la sconfitta di Caltanissetta, si è saputo riscattare imponendo un secco 0-3. Termina qui l'appuntamento quotidiano con l'informazione di TG News 24. Vi ricordo l'appuntamento sportivo di stasera a partire dalle 21.30 con Top Sport Live. Seguiteci sempre sul 297 del Digitale Terrestre, sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e in streaming su canale2.com. Buonasera.